Caranici, buongiorno dal vostro Sandro Gaglio. Via Cesare Beccaria, comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania. Ennesima protesta, ennesimo riscontro dell'assenza di mezzi, di personale, di tutto ciò che necessita perché si possa definire una squadra efficiente ed efficace dei Vigili del Fuoco di Catania. Con noi Carmelo Barbagallo, responsabile regionale USB dei Vigili del Fuoco. Buongiorno. Oggi, perché siamo per l'ennesima volta qua davanti a protestare, o meglio, a dimostrare che Catania ha bisogno di personale di mezzi? E oggi siamo qui a protestare, oltre per quello che hai poc'anzi detto, cioè la carenza di personale, la carenza di formazione che ha creato un danno economico professionale ai Vigili del Fuoco, ai lavoratori del Comando di Catania, non solo. Oltre a questo, se è vero è che il vaccino che ci stanno somministrando non è efficace al 100%, a noi Vigili del Fuoco ci nasce una grossa perplessità. Oltre a questo, sono stati esclusi gli over 55, Vigili del Fuoco stessi, che non sono immuni al Covid-19, pertanto le perplessità aumentano. Con la riapertura del contratto ci auspichiamo che si parli della parte previdenziale del nostro contratto stesso, cioè la nostra futura pensione, che allo stato attuale è veramente esigua. Tanti non arrivano a compiere e non avere una pensione adeguata ai tempi. Oltre a questo vogliamo che arrivino attrezzature all'avanguardia, perché il nostro territorio è ad alto rischio sismico, ad alto rischio vulcanico, ad alto rischio idrogeologico. Abbiamo un servizio sommozzatori al 50%, un nucleo portuale che è rimasto in un limbo, non ha la possibilità di effettuare passaggi di qualifica, sono stati veramente tagliati fuori questi lavoratori. Noi rivendichiamo queste rivendicazioni. Oltre a questo chiediamo la riclassificazione delle sedi dei Vigili del Fuoco in Sicilia e a Catania soprattutto, con l'assunzione dei precari e degli idonei con costi pubblici. Tutto questo potrebbe accadere. Il Covid-19 ha tagliato le gambe anche ai corsi di formazione per i nuovi entrati. Ci auspichiamo che si prendano decisioni serie, ripartono le assunzioni che potrebbero dare un indotto nuovo ai Vigili del Fuoco stessi. Oltre la voce del sindacato, dalla direzione, dal comando, è partita questo tipo di messaggio, è partito all'indirizzo del Ministero degli Interni, o rimane sempre un ragionamento che il sindacato fa e poi si esordi all'interno dell'ente? Beh, abbiamo avuto un tentativo di conciliazione il 7 gennaio, le risposte che abbiamo avuto sono state veramente esigue, soltanto un corso di seconda categoria per la guida in fuoristrada e qualche lavoro straordinario nelle sedi di servizio. Sono tantissime le problematiche che devono essere risolte, purtroppo ahimè ancora l'amministrazione è sola.